Sono già state tutte prenotate le circa 1000 dosi di vaccino anti-Covid che sono state messe a disposizione da ASL e Comune di Pescara per la campagna vaccinale agli ultra diciottenni residenti nel Comune di Pescara. Vaccini che saranno somministrati qui presso il Palafiere Danelli di Via Tirino a partire da giovedì e fino a lunedì. Le 1000 dosi erano state messe a disposizione da ASL e Comune ed era possibile prenotarsi già da questa giornata, martedì 1 giugno, a partire dalle ore 10. In 20 minuti le prenotazioni sul portale del Comune di Pescara sono andate tutte esaurite. Eugenio Secci, assessore comunale alla protezione civile, sono già finite queste 1000 dosi disponibili e di che vaccini si trattava? Sì, in 20 minuti sono state bruciate tutte le slot di prenotazione. Si tratta di vaccini Pfizer e Moderna. In questa prima fase l'abbiamo riservata ai residenti di Pescara ultra diciottenni. Aspettiamo comunicazioni della ASL su nuove forniture, che ovviamente penso che ci saranno subito dopo, per accontentare chi è rimasto fuori da quello slot di prenotazione. Azzardo a dire che non appena avremo una continuità nella fornitura delle vaccinazioni potremmo farle per i residenti di Pescara, ma anche per coloro, come abbiamo fatto nelle settimane scorse, che non lo sono residenti e sono di appartenenza dell'ASL di Pescara, così come abbiamo fatto per gli AstraZeneca Week o Day, che dir si voglia. L'ASL di Pescara e quindi anche il Comune di Pescara, che hanno gestito insomma queste 1000 dosi iniziali, stanno giocando d'anticipo anche rispetto a quello che è il cronoprogramma della campagna vaccinale a livello centrale. Continuerete quindi così, dicevate, anche qualora dovessero esserci altre dosi? Sì, Pescara ha creduto subito in questa modalità, cioè quella della vaccinazione, pertanto cerchiamo sempre di anticipare, di aggredire i tempi per poter in qualche modo raggiungere questa immunizzazione di gregge che vogliamo raggiungere il prima possibile, magari anticipando sul livello medio regionale quelle che sono le deadline per il raggiungimento del livello, visto che comunque Pescara, essendo una realtà molto agglomerata rispetto al territorio frastagliato di altri comuni, ha la possibilità di raggiungerlo, ovviamente dosi permettendo, e quindi non appena abbiamo queste dosi apriamo subito le slot di prenotazione per far sì che i giovani e non solo giovani si prenotino e si raggiunga ovviamente l'immunizzazione al più presto.